Ben ritrovati da Fabio Pizzul, questo è lo spazio che dedico al dialogo con i Lombardi, cioè con tutti voi. E ogni settimana rispondo alle vostre domande che potete inviarmi attraverso dei vocali che potete postare su WhatsApp piuttosto che Messenger, ancora LinkedIn o Telegram, dove ho un canale a cui ci si può iscrivere. Ma non perdiamo altro tempo e diamo spazio alla prima domanda di oggi. Io sono Chiara, volevo sapere cosa ne pensavi sul referendum per la liberalizzazione della cannabis e del dibattito ad esso correlato. Purtroppo mi sembra che la questione, che è così delicata e importante, si sia ridotta a una contrapposizione, a uno scontro, un po' come per i vaccini, tra destra e sinistra. Come se il problema non fosse essenzialmente e prioritariamente medico-sanitario, quindi capire qual è l'effetto sugli adolescenti, sul cervello degli adolescenti, ad esempio della cannabis, ed educativo. Il concetto di uso ludico è tutto da mettere in discussione, a mio parere. La posizione del PD, qual è? È univoca, a livello parlamentare, intendo dire. E tu a livello regionale o locale hai avuto modo di avere uno scambio con i tuoi colleghi del PD che hanno il nostro stesso background di valori? Perché io trovo veramente preoccupante il silenzio che c'è sui mezzi di comunicazione, ad esempio delle comunità terapeutiche, di coloro che tutti i giorni si spendono per debellare, diciamo così, le dipendenze. Don Burgio, che ben conosciamo il suo operato nel sociale a Milano, è stato chiamato a un dibattito sulla cannabis dalla Lega. Non mi risulta che il PD o che i nostri, tra virgolette, l'abbiano coinvolto e questo lo trovo piuttosto triste e preoccupante. Cosa ne pensi? Grazie. No, grazie a te Chiara per questa sollecitazione. Allora, hai ragione quando dici che anche il dibattito sulla legalizzazione delle droghe leggere rischia di diventare una sorta di confronto, di derby tra destra e sinistra, molto molto ideologico. O rischia, dico io, anche di venire eccessivamente spezzettato da punti di vista particolarmente diversi e non sempre coerenti con quella che è la necessità di guardare i problemi a tutto tondo. Poi, a dir la verità, c'è anche una divisione di opinioni all'interno del mondo stesso di coloro che trattano di tossicodipendenze, perché ci sono, ad esempio, delle comunità che sono decisamente contrarie a questa ipotesi, altre comunità, invece, in particolare quelle riunite nel CNCA, che guardano con favore a questa ipotesi di liberalizzazione e depenalizzazione. Proviamo a capire un po' di cosa stiamo parlando. Anzitutto, il tema è quello di capire se una eventuale liberalizzazione possa avere degli effetti significativi nel mettere in difficoltà la criminalità organizzata. Quindi il tema economico e del business della droga. Su questo fronte probabilmente si potrebbe, arrivando a una legalizzazione, a togliere uno degli elementi cardine del business, anche della criminalità organizzata. Anche se ormai il business più alto, più grosso è sulla cocaina e non tanto sulle sostanze leggere. Questo è il tema economico. Quindi sul tema economico ci sono delle buone ragioni per dire che alcuni paesi hanno smantellato un po' questa catena dello sfruttamento che vede come al solito i poveracci essere l'ultimo anello, quello della manovalanza, e chi lucra su questo in realtà essere le grandi organizzazioni della malavita organizzata. L'altro tema invece è quello legato alla salute. Su questo, Chiara, hai avuto parole molto precise. E credo che il dibattito su questo sia poco sviluppato, non ci sia sufficiente attenzione, anche perché nel parlare di uso ricreativo di queste sostanze si nota una enorme superficialità, è un indice di quell'individualismo che è ormai dilagante, della serie. Io faccio quello che voglio, dopodiché se mi danneggio è un problema mio.
In realtà così non è fino in fondo, da un lato perché c'è una responsabilità educativa delle famiglie, ma dell'intera società nel promuovere certi messaggi o proporre certi modelli. Dall'altro perché il fatto di danneggiare se stessi è poi portatore anche di un danno sociale molto molto significativo. Quindi si rischia quando si parla di queste cose di limitarsi a uno scontro, come dicevi Chiara, dal punto di vista politico e ideologico, non tanto per promuovere un bene possibile, ma piuttosto per mettere in difficoltà quell'altro, il proprio avversario. Ad esempio, i convegni fatti il centrodestra hanno come obiettivo soprattutto quello di mettere in mora coloro che la pensano in maniera diversa. Il tema è molto articolato, non si può definire in maniera univoca, bisognerebbe ragionarci sopra. Per quanto riguarda il PD, ci ragiona poco. Su questo non posso che darti ragione, perché l'idea ormai è di un PD che sta sempre più diventando un partito dei diritti individuali che devono essere tutelati a prescindere da quella che è la loro valenza sociale e da quelli che sono i loro effetti anche dal punto di vista educativo. Forse su questo un ragionamento in più ci deve essere. Quanto a Don Burgio, in realtà Chiara è stato coinvolto anche dal centro-sinistra, basti pensare alle iniziative che ha posto in campo su dei quartieri degradati attraverso il dialogo che ha promosso tra alcuni rapper e l'amministrazione comunale di Milano. Proprio l'altro ieri ho incrociato Don Claudio, anche perché adesso risiede a Carugate, e mi diceva che nei prossimi giorni avrà ulteriori incontri con l'amministrazione comunale di Milano per tentare di capire quali iniziative mettere in campo sul quartiere di San Siro a Milano, non per la questione dello stadio, il nuovo stadio, ma per la questione del degrado e soprattutto dell'abbandono di larghe fasce giovanili intorno a Piazza Selinunte e nei caseggiati popolari di quella zona. E lì il tema è a 360 gradi da affrontare, e c'è dentro anche sicuramente il discorso delle dipendenze e dell'uso di sostanze. Quindi grazie per aver sollevato questo tema, è un tema da riprendere, e magari perché no, potrei organizzare anche in prospettiva un'agorà democratica su questo. A proposito, segnalo che il 10 di dicembre ho promosso un'agorà democratica su un altro tema molto sensibile, quello delle cure palliative, perché si discute troppo poco anche su questo. C'è un grande dibattito, un grande scontro sul fine vita, sull'eutanasia, ma si parla poco invece del prendersi cura di coloro che sono in situazioni particolarmente problematiche di salute. Le cure palliative sono un modo per stare accanto a coloro che soffrono e non gettarli in una disperazione che spesso li porta a dire no, voglio farla finita. Quindi 10 di dicembre alle ore 18 online, se andate sulla piattaforma delle Agora Democratiche potete iscrivervi, o comunque troverete anche sui miei social tutte le indicazioni del caso. Di nuovo grazie Chiara, sentiamo un'altra domanda. Buongiorno Fabio Pizzul. In questi giorni si parla di disabilità, però c'è un tema che mi tormenta. Non è solo pochi giorni in cui si fa questo tipo di riflessione, che vuol dire stare accanto a chi vive quotidianamente una vita più faticosa, senz'altro, di quella che noi possiamo anche solo immaginare. Pertanto, disabilità, che cosa sta facendo? Che cosa di nuovo da proporre Regione Lombardia per tutti questi nostri figli, amici, fratelli, genitori che vivono davvero con così grande difficoltà la loro quotidianità. Grazie.
No, grazie a te, anche se non hai voluto firmarti vocalmente, quindi rispetto l'anonimato. Eh sì, c'è stata la giornata della disabilità che abbiamo celebrato venerdì scorso e come al solito queste giornate sono utili perché ci consentono di promuovere una riflessione collettiva sul tema della disabilità. Però quanto dicevi, che cosa si fa quotidianamente per stare accanto a queste persone e alle loro famiglie? Persone che sono persone con disabilità e non persone disabili. Questo è importante sottolinearlo. C'è sempre un grande dibattito sull'utilizzo dei termini, no? Spesso noi siamo passati da un handicappati a persone con handicap, adesso disabili, invece a persone con disabilità, perché la persona rimane persona. La disabilità è un qualche cosa che rende più complicata la sua vita quotidiana, ma non la rende meno persona. Questo è un modo corretto per pensare a queste cose, ma cosa fa Regione Lombardia? Allora, sono andato sul sito di Regione e Regione Lombardia ha una sezione proprio sulla disabilità. In realtà la Lega in particolare ha grande attenzione per la disabilità, almeno a parole, ha voluto anche il Ministero per la disabilità a livello nazionale. C'è un assessorato che si occupa di disabilità e sul sito di Regione Lombardia si legge che Regione assicura l'assistenza sanitaria e sociosanitaria alle persone con disabilità attraverso una rete articolata di servizi dedicati agli utenti e alle loro famiglie. Anche qui assistenza sanitaria, sociosanitaria e servizi. È vero, sono importanti i servizi ed è esperienza quotidiana del fatto che se i servizi non sono a portata di mano tutto diventa più complicato. Il tema però non sono tanto le prestazioni o l'assistenza, quanto la possibilità di far sì che queste persone abbiano relazioni e svolgano una vita normale. I servizi sono importanti per questo, però la prima cosa da mettere in campo è la presa in carico di queste persone. D'altronde anche in tutta la riforma sanitaria che abbiamo discusso ben 3 settimane di consigli a novembre è emersa un po' questa cosa. La macchina sanitaria lombarda è fatta di prestazioni, è fatta di servizi. Però in questi anni ha messo un po' in secondo piano la relazione di cura, da cui invece bisognerebbe ripartire. E questo vale anche per quanto riguarda l'attenzione alle persone con disabilità. E poi scorrendo sul portale, leggo, di servizi accessibili nella lingua dei segni per le persone con disabilità uditiva. Anche qui, benissimo la lingua dei segni, ma non può essere l'unica cosa per la disabilità uditiva. Ci vuole, un approccio più ampio in maniera tale che ci siano meno ostacoli, non solo strumenti per superarla. Poi c'è il tema della disabilità sensoriale per le scuole, e qui benissimo, però i fondi non bastano. Penso ad esempio a quella che è ogni anno una battaglia, un tira e molla che abbiamo con la Giunta per far sì che per le scuole paritarie, in particolare quelle dell'infanzia, ci siano fondi sufficienti per le disabilità sensoriali. Sa come mai ogni anno in bilancio di previsione per l'anno successivo a dicembre c'è una cifra che poi bisogna rimpolpare con l'assestamento di bilancio a luglio, ma si sa insomma che quella è la cifra che serve, perché non la si mette subito? Ancora, sempre sul sito di Regione Lombardia c'è lo spazio disabilità, un servizio informativo gratuito di Regione Lombardia per informare e rispondere. Sì, anche questo va bene, però insomma il servizio poi ti lascia comunque in una quotidianità che è tutta tua. E poi ci sono le misure B1 per la disabilità gravissima, e su questa diciamo che non abbiamo avuto tantissime segnalazioni di problemi, e B2 per la disabilità grave e gli anziani non autosufficienti. Ebbene, sulla B2 abbiamo continue segnalazioni di enormi difficoltà per accedervi. Della serie, Regione Lombardia mette in campo delle misure, ma complica tantissimo la vita per poterle ottenere. Ne parlavamo già in uno degli scorsi podcast, e bisogna semplificare la vita delle persone, in particolare delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Da questo ripartirei come ragionamento e poi dal fatto che, lo ribadisco, lo dicevo all'inizio,
siamo di fronte a persone che vivono quotidianamente la loro vita e devono viverla con relazioni normali. Tutto quello che l'ente pubblico deve fare è abbattere gli ostacoli, non solo le barriere fisiche, ma anche le barriere relazionali. I servizi poi vanno benissimo perché servono a questo, però se non si abbattono le barriere e gli ostacoli, i servizi rimangono sempre e comunque molto complicati. Grazie anche per questa sollecitazione, chiedo scusa per la risposta necessariamente incompleta e superficiale, ma sono temi su cui è importante che continuiamo a sollecitarci a vicenda. Sentiamo l'ultima sollecitazione di oggi. Fabio, buongiorno, sono Ugo da Milano. Ci siamo, la procura ha chiesto di processare il governatore Attilio Fontana per la questione dei camici. Ora volevo capire da parte tua che tipo di situazione si potrebbe aprire. Fontana deve dimettersi? Fontana si dimetterà? Cambierà qualcosa negli schemi della regione Lombardia? Qualche partito di maggioranza potrebbe cominciare a avere mal di pancia e a togliere la fiducia a Fontana? Sicuramente una vicenda molto brutta, negativa, che riguarda il presidente di una delle regioni più importanti d'Italia e che dimostra ancora una volta che sicuramente in regione Lombardia, in questa governance, ci sono molti problemi. Volevo sapere cosa ne pensavi al riguardo e che tipo di iniziative intendete prendere voi come Partito Democratico e cosa secondo te potrebbe succedere. Grazie, ciao. Grazie Ugo, partiamo dalla prima domanda che hai fatto. Fontana si dimetterà? Non credo proprio. Ha detto anzi come prima reazione alla richiesta, ribadiamo, siamo alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del PM, il pubblico ministero. Adesso ci sarà il GIP, il giudice delle indagini preliminari, che dovrà pronunciarsi riguardo questa richiesta. Richiesta che riguarda il presidente Fontana e altre quattro persone. Il suo cognato, titolare della Dama SP, la ditta che aveva prima offerto in vendita e poi trasformato in donazione i camici, e poi ci sono tre esponenti di Regione Lombardia, due dirigenti di Aria SPA, la società che fa anche da centrale acquisti, che ha combinato un po' il pasticcio, e un dirigente invece della giunta regionale che avrebbe a quanto pare favorito il contatto tra il presidente e Aria per sistemare un po' le cose, non danneggiare troppo il cognato di Fontana. Questa un po' molto in pillole, molto grezzamente, la vicenda giudiziaria, di cui però non conosciamo tutti i dettagli. Però torniamo alla risposta che stavo dando. Fontana non si dimetterà, ha detto che era scontata la richiesta di rinvio a giudizio, che lui non c'entra niente e via discorrendo, come spesso accade in questi casi. Quindi lui non si dimetterà, dubito proprio, anzi sono certo che i partiti della sua maggioranza non gli toglieranno la fiducia. A dire la verità però Fontana è già un presidente dimezzato, non so se l'avete visto o notato, però sia sulla vicenda della sanità sia su tante altre partite, ormai chi la fa da padrona in Regione Lombardia è la vicepresidente Letizia Moratti, e il presidente Fontana è un po' lì in un cantuccio, dice a gran voce: ah no, non ho ancora deciso se non mi ricandido perché ho riacquistato forze, sono in piena forma, anzi sto pensando a un nuovo mandato. La realtà è un po' diversa, la realtà è che questo ultimo anno e pochi spiccioli di legislatura vedrà Fontana sempre più nell'angolo, una Moratti che probabilmente sta anche pensando a una possibile sua candidatura per le elezioni del 2023, però tornando alla risposta, Fontana non si dimetterà. Tra l'altro siamo alla richiesta di rinvio a giudizio, non ancora rinvio a giudizio, vedremo cosa deciderà il GIP, come dicevo in precedenza, però anche in caso di rinvio a giudizio credo che non si schioderà da queste posizioni né il presidente Fontana né peraltro la sua maggioranza, anche perché nel momento in cui venisse rinviato a giudizio, perché la legge Severino, ammesso e non concesso che l'eventuale pena comminata dovesse rientrare all'interno
del perimetro della stessa legge Severino si applicherebbe solo una volta arrivata la sentenza di primo grado. A parte le considerazioni che si possono fare, no? Ma perché il primo grado e non un terzo, visto che noi siamo in un sistema garantista fino al terzo grado di giudizio? Chiudiamo questa parentesi. In realtà la sentenza di primo grado, qualora non venisse richiesto rito abbreviato, e credo che la difesa di Fontana, se non è composta da pazzi come non lo è, non chiederà mai un rito abbreviato, ecco, credo che la sentenza di primo grado potrebbe arrivare addirittura, se non verso la fine, magari dopo la fine della legislatura. Quindi credo che Fontana non abbia grossi problemi a finire la legislatura. La legislatura potrebbe finire per altri motivi, ma magari potremmo parlarne in un altro podcast, motivi legati magari all'elezione del Presidente della Repubblica, però se siete curiosi su questo fatemi un'altra domanda e ne parleremo magari settimana prossima. Per quanto riguarda invece l'atteggiamento del PD, io assieme al segretario regionale del Partito Democratico Vinicio Peluffo ho fatto una dichiarazione in cui prendo atto del percorso che sta facendo la magistratura, con una richiesta di rinvio a giudizio uno non è obbligato a trarre delle conclusioni riguardo le proprie dimissioni. Ricordo però che noi avevamo chiesto le dimissioni di Fontana, ma non per la vicenda giudiziaria, ma per l'inadeguatezza con cui lui e la sua giunta hanno gestito l'intera vicenda della pandemia, soprattutto nelle prime fasi della pandemia. Ed è alle prime fasi della pandemia che si riferisce anche questa inchiesta giudiziaria. E allora, al di là dei risvolti giudiziari, ribadisco che non tocca a noi definire, io dico che i lombardi si ricorderanno bene dell'assoluta inadeguatezza, impreparazione faciloneria della giunta regionale nell'affrontare quei momenti della pandemia, lasciando soli i lombardi, lasciando soli gli operatori sanitari. È su quello che si deve esprimere il giudizio ed è su una regione che non è stata in grado di mettere in campo tutto quello che poteva riguardo la pandemia, anche perché il sistema sanitario lombardo aveva dimostrato di essere sbilanciato, inadeguato dal punto di vista della prevenzione e della medicina territoriale. E anche questa nuova legge approvata martedì scorso a me dà l'impressione di aver messo dei titoli, ma di non avere svolto in realtà tutti quei cambiamenti necessari per avere un sistema più solido e più improntato alla prevenzione e alla medicina territoriale. Io credo che abbiano capito dalle parti di Palazzo Lombardia che bisognava mettere a posto qualcosa, anche perché da Roma sono arrivati segnali precisi riguardo alla sanità territoriale. Non so quanto però siano in grado di andare nella direzione giusta dal punto di vista pratico, vedremo. Però per tornare a quanto chiedeva Ugo, non credo che Fontana si dimetta, secondo me finirà la legislatura, salvo altre questioni, e come PD noi ribadiamo la nostra posizione, quella di essere garantisti. La magistratura faccia il suo dovere, Fontana io lo voglio sconfiggere alle urne e non vedere deposto per questioni giudiziarie. Poi i lombardi prendano tutte le loro decisioni e facciano anche le loro considerazioni relativamente anche ai risvolti giudiziari. Ci sono degli evidenti profili di conflitto di interesse in quello che ha fatto Fontana, dei pasticci e delle faciloneria abbastanza marchiane, come il fatto di andare a prendere i soldi sul suo conto in Svizzera, che peraltro non era stato denunciato, per risarcire il cognato. Per carità, con i propri soldi privati uno fa quello che vuole, però che venga fuori che un presidente di una regione avesse un conto in Svizzera non regolarmente dichiarato, francamente più di qualche dubbio fa venire anche sul profilo e la statura morale, ecco, mettiamola così, e civile. Però sono affari suoi però di cui i lombardi devono tener conto, anche perché lui ha rivendicato addirittura il fatto di aver agito in tutto e per tutto correttamente. Quindi che la magistratura faccia il suo corso, non credo che Fontana cadrà. Credo però una cosa, caro Ugo, è che tutte queste cose devono essere messe in fila e devono essere proposte ai lombardi assieme a quella che è una visione che il centro-sinistra dovrà avere per questa regione,
nel momento in cui si andrà a votare nel 2023. È lì che io voglio fare in modo che si cambi pagina, che Fontana torni a casa e con lui anche la sua maggioranza. Quello è l'obiettivo e non credo che per via giudiziaria si possano cambiare prospettive politiche e futuro della regione. Basti vedere quello che era successo con le elezioni del 2013, mezza giunta inquisita, alcuni anche assessori arrestati, un Formigoni sostanzialmente defenestrato e poi cos'è accaduto? Ha rivinto Maroni. Quindi attenzione, la via giudiziaria non è garanzia di cambiamento reale. Ci vuole la politica e su questo dobbiamo lavorare noi come PD e come centrosinistra, ma credo anche debbano riflettere tutti i lombardi. Bene, siamo giunti anche al termine di questo episodio di In Dialogo con i Lombardi. Vi sollecito a inviare nuovi vocali per la prossima puntata. Ricordando che oggi è anche la giornata del volontariato e su questo avrebbero molto da riflettere anche le pubbliche amministrazioni su quanto supportano il volontariato, auguro a tutti voi un buon weekend lungo, buon Sant'Ambrogio per i milanesi, buona Immacolata per tutti e ci risentiamo, se lo vorrete, tra 7 giorni con le vostre domande. Alla prossima.